Buongiorno Marcuzzo, il tuo territorio che fa notizia. Buona giornata amici e ben ritrovati a questa nuova puntata di Buongiorno Marcuzzo in compagnia del vostro Massimo Narcisi che tutti i giorni sulle frequenze di Radio R9 vi racconta quelle che sono le principali notizie del nostro territorio, del nostro Marcuzzo. Oggi mercoledì 19 di aprile, per fortuna che ce l'ho scritto qui davanti a me nel monitor perché sennò dal tempo guardando fuori dalla finestra decisamente sembra più novembre che aprile, quindi oggi è una giornataccia, è freddo, piove, c'è la neve che è tornata sulle nostre montagne, quindi davvero una primavera strana e insolita, quindi speriamo che torni subito il bel tempo dicono le previsioni dovrebbe arrivare già nel prossimo fine settimana, quindi ci auguriamo che ritorni veramente questa primavera e magari con i prossimi ponti possiamo gustare appieno i nostri territori. Dicevo buongiorno amici, ben ritrovati, 9.17, siamo prontissimi ad iniziare questa nuova puntata. Questa mattina siamo in compagnia di Daniel Ficcadenti, sindaco di Castorano. Buongiorno Daniel, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie per essere qui con noi questa mattina, per aver raccolto il nostro invito a commentare con noi le principali notizie del nostro territorio, quindi grazie davvero Daniel. Grazie a voi, grazie a voi. Allora Daniel, iniziamo subito la carrellata di notizie scelte dalla nostra redazione, le commentiamo un po' insieme. Apriamo con una notizia a cui il Corriere Adriatico dà ampio spazio. Il prossimo 15 maggio, per quanto riguarda Ascoli, partirà la raccolta differenziata. Ne abbiamo già parlato nel corso delle precedenti puntate di Buongiorno Marcuzzo perché è un tema molto caldo a tanti comuni, ma in particolare ad Ascoli che un po', per quanto riguarda la provincia picena, è il fanalino di coda, con una percentuale molto bassa che in qualche modo penalizza anche gli altri comuni che sono virtuosi. Dicevamo, il 15 maggio partirà il porta a porta spinto in tanti quartieri di Ascoli, quindi c'è una fase 1 che riguarda alcuni quartieri, una fase 2 che poi riguarderà Monticelli, Porta Maggiore ed altre frazioni. Bene, nonostante ci manchino pochi giorni all'inizio di questa scadenza, la gente risulta un po' disinteressata rispetto a questa cosa, non ha ancora ritirato i kit necessari per la raccolta differenziata, alle assemblee pubbliche non partecipano come ci si augurava, quindi diciamo che non sta rispondendo come in qualche modo dovevano invece essere, era stato previsto dall'amministrazione. Per quanto riguarda Castorano invece come va la situazione della raccolta differenziata? Comunque la cittadinanza risponde, risposto bene? Allora sicuramente siamo fortunati ad avere dei cittadini veramente virtuosi. Castorano è partita con la raccolta differenziata porta a porta spinta nel 2014. Nel 2014 avevamo una percentuale di raccolta differenziata pari al 14%. Oggi siamo superiori al 70%, quindi abbiamo fatto un grande balzo in avanti, ma questo grazie davvero ai cittadini che hanno capito che la raccolta differenziata è importante, è segno di un paese civile, credo, e quindi abbiamo una percentuale veramente alta. Tra l'altro siamo stati premiati come uno dei comuni virtuosi della provincia di Ascoli con altri comuni della zona, e quindi da noi insomma la raccolta differenziata va e va molto bene, sta funzionando, quindi speriamo che anche ad Ascoli, ecco, riescano veramente ad ingranare il meccanismo e far partire questa raccolta differenziata che dovrebbe far crescere, come dicevamo, la raccolta differenziata che in Ascoli città è ferma al 40-44%, quindi comunque come dicevamo c'è necessità di farla crescere non solo per il rispetto dell'ambiente ma anche in qualche modo per dare una mano a tutto il territorio della provincia, no? Assolutamente sì, anche perché credo che la città capoluogo debba essere la città che traini tutte le altre, insomma tutti gli altri paesi, perché poi avere una percentuale così bassa nella città capoluogo mette in difficoltà, condiziona tutto il territorio. Daniel, altra notizia che voglio commentare con te, più che altro una dichiarazione fatta da Simone Mariani, presidente di Confindustria Ascoli, apparsa oggi sui quotidiani del Piceno. Simone Mariani dice: il 2017 sarà un anno decisivo per la ripartenza del nostro sistema economico. Fa riferimento ovviamente all'area franca che dovrebbe essere istituita, anzi che è stata istituita dal decreto approvato la settimana scorsa, qualche settimana fa al Senato, quindi che è diventato legge, adesso dovrà proprio essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, anche se dobbiamo conoscere bene un po' quelle che sono gli applicativi di questa norma, però comunque ci sarà l'istituzione della zona franca, ci sono degli interventi che riguardano l'area di crisi complessa, quindi Valle del Tronto, Val Vibrata, tutte le norme che stanno arrivando in aiuto, in soccorso delle zone terremotate, dei comuni del cratere, quindi diciamo che come dice Mariani potrebbe essere un anno decisivo, sei d'accordo? Sì, assolutamente sì, il nostro territorio è stato messo a dura prova sia dal punto di vista insomma economico che poi ultimamente da eventi sismici e maltempo, la neve straordinaria e quant'altro, da molti, esatto, quindi da molti fattori.
Credo che adesso davvero si prospetti una ripartenza. Dobbiamo essere bravi come amministratori, insomma, a cogliere tutte le opportunità, perché o ripartiamo adesso, credo, o mai più. E quindi sono d'accordo con Mariani che insomma è arrivato il tempo per dare un salto di qualità al nostro territorio, per far ripartire il nostro territorio. Daniel, adesso ci fermiamo un attimo, però tu parlavi di cogliere le opportunità e a Castorano ho visto che siete stati bravi a cogliere alcune opportunità, quindi poi ne parliamo fra poco. Vabbè, dopo la canzone. Perfetto. 25 minuti dopo le 9 in questo mercoledì 19 di aprile in compagnia di Massimo Narcisi per un'altra puntata di Buongiorno Marcuzzo sulle frequenze di Radio R9, la radio che vi fa compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con la sua musica, i suoi programmi, le tante dirette che facciamo in giro sul nostro territorio per tenervi appunto compagnia e per farvi divertire. Ma soprattutto oggi siamo in vostra compagnia per scaldarvi un po', perché è una giornata davvero fredda se guardiamo fuori dalle finestre, ma poi c'è la nostra musica e i nostri programmi che vi fanno compagnia e vi comunque fanno sentire meno freddo, diciamo così. Oggi con noi Daniel Ficcadenti, sindaco di Castorano. Buongiorno Daniel di nuovo, grazie. Buongiorno. Per essere con noi. Abbiamo già iniziato con te a commentare le principali notizie. Stavamo parlando un po' della dichiarazione rilasciata da Simone Mariani, presidente di Confindustria Ascoli, che parlava di un 2017 che potrebbe essere decisivo per la ripartenza del sistema economico. E tu nel tuo passaggio, nel tuo intervento, dicevi comunque, sottolineavi il fatto che il nostro è un territorio che ha sofferto tanto in questi ultimi mesi, l'abbiamo detto, ormai gli ascoltatori lo sanno perché in tante puntate siamo stati costretti a raccontare tanti fatti legati, come dicevi tu prima, al terremoto, legati al maltempo che ci ha colpito, che comunque anche oggi non ci lascia, quindi speriamo che non faccia danni. Un territorio che comunque ha bisogno di ripartire. Veniamo da un weekend comunque dove c'è stata una anche se lieve ma importante ripresa turistica, una buona affluenza di turisti per quanto riguarda sia il Teramano che il Piceno. Sabato prossimo ci sarà proprio il Piceno in diretta sulle reti Rai, su Rai 1, per la trasmissione Linea Bianca di Massimiliano Ossini, che farà l'ultima puntata proprio dedicata al nostro territorio, dalla montagna fino al mare, per mettere appunto in vetrina quelle che sono le nostre bellezze, al di là dei tanti problemi che stiamo vivendo in questi ultimi mesi. Quindi è importante che si parli, e si parli fuori dal nostro territorio, ovviamente del nostro territorio, perché per promuoverlo, per far venire più gente possibile nelle nostre zone, giusto? Sì, assolutamente sì, soprattutto in questo periodo, come dicevamo prima, dobbiamo cogliere le opportunità e dobbiamo far venire le persone nel nostro territorio. Credo che il nostro è un territorio che può e deve vivere di turismo. Tutte le iniziative sono buone per far sì, insomma, che le persone vengano da noi e a visitare il nostro territorio, perché abbiamo tutto, abbiamo montagne, abbiamo il mare, abbiamo le colline, abbiamo anche, insomma, delle buone, assolutamente dei buoni prodotti di qualità. Sì, e quindi sì. Credo che il nostro territorio è uno dei territori più belli d'Italia. No, poi abbiamo tutte le carte in regola, come dicevi tu, per attrarre, per comunque essere appetibile dal punto di vista turistico per le nostre zone. E quindi ecco, importante, una promozione importante che, come dicevamo, a Pasqua ha dato già i primi segnali, perché comunque si temeva magari qualche numero in meno, invece i numeri sono stati buoni, hanno retto rispetto comunque a tutto quello che abbiamo vissuto. Ma anche voi sabato sarete in TV, o sbaglio? Sì, fortunatamente insomma, grazie a un progetto della CNA e della Confesercenti, che ringrazio qui, ho l'occasione per ringraziarli pubblicamente, saremo con una trasmissione su Rai 2, la trasmissione di Sereno Variabile, sì, che ha fatto un servizio nel nostro territorio, da San Benedetto, Castorano e Offida, e saremo in onda sabato alle ore 17. E quindi insomma anche questo è una grande opportunità, anche perché credo che sia la prima volta che Castorano va in TV, in una trasmissione nazionale. Quindi è sicuramente motivo di orgoglio. Daniele, prima quando parlavamo comunque della dichiarazione appunto rilasciata da Simone Mariani, tu dicevi l'importanza di cogliere le opportunità per il nostro territorio, non hanno importante. A proposito di opportunità, proprio il giornale di ieri, il Corriere Adriatico di ieri, dava ampio spazio all'importante finanziamento che arriverà proprio a Castorano per la costruzione del nuovo polo scolastico. Sì, una grande opportunità. Sì, assolutamente, una grande opportunità, credo la più grande mai che c'è mai stata a Castorano.
Purtroppo abbiamo avuto il problema dell'inagibilità delle due scuole che abbiamo nel nostro territorio, ovvero la scuola elementare e la scuola materna, con gli eventi sismici di agosto e di ottobre. Nel fuori onda mi dicevi che vi siete organizzati, sì, comunque in spazi di fortuna. Esatto, diciamo, sì, così. Siamo stati costretti a organizzarci in spazi di fortuna per far proseguire i bambini di Castorano ad andare a scuola nel nostro paese. Sì. Fortunatamente, insomma, con lo Stato e la Regione Marche ci hanno finanziato questa importante somma, e a Castorano entro il 2017, insomma, ci sarà un polo scolastico. Quindi interamente finanziato comunque con risorse pubbliche? Assolutamente sì, per questi eventi sismici che sono avvenuti, e quindi interamente finanziato con soldi pubblici. Credo che è la più grande opportunità mai avuta per Castorano, anche perché credo che la scuola sia in un paese sia fondamentale, sì, per la crescita di una comunità. Sì. Daniel, adesso ci fermiamo un attimo, però poi torniamo a parlare anche di altre opportunità che avete colto, perché non è soltanto la scuola che, come dicevi tu, verrà fatta entro il 2017, ma ci sono anche altri progetti che state portando avanti, alcuni verranno inaugurati proprio nei prossimi mesi. Ne parliamo fra poco. Mai canzone poteva essere più appropriata di L'estate addosso di Jovanotti in questo mercoledì 19 di aprile, che, come dicevamo prima, guardando fuori dalla finestra sembra più novembre, perché è davvero freddo e il maltempo sta flagellando le nostre zone, però ecco, con la nostra musica cerchiamo di riportare il sole a tutti quanti voi che siete in ascolto. Bene amici, ben ritrovati, buongiorno Marcuzzo di oggi, 9:40 di questo mercoledì. Oggi siamo in compagnia di Daniel Ficcadenti, sindaco di Castorano, col quale abbiamo già iniziato la nostra chiacchierata, abbiamo già iniziato a commentare alcune delle notizie che oggi abbiamo scelto dai principali quotidiani locali. Daniel, stavamo ragionando sull'importante opportunità che avete colto del finanziamento di circa 3 milioni di euro che arriverà da parte dello Stato per la costruzione del nuovo polo scolastico, perché ricordiamolo, comunque Castorano è un comune del cratere, quindi ha subito dei danni soprattutto per quanto riguarda i due edifici scolastici, tutti e due sono stati lesionati, quindi abbiamo, dicevamo prima, soluzione di fortuna per continuare a garantire la continuità scolastica per gli alunni, però ecco, adesso è arrivata questa bella notizia ripresa ieri dalla stampa, quindi una grossa opportunità per il vostro comune, tu dicevi forse una delle più grandi degli ultimi anni, no? Quindi, credo proprio di sì. Però dicevamo non è l'unica, perché già a Castorano state portando avanti altri progetti, in particolare per esempio a breve ci sarà l'inaugurazione del Parco della Rimembranza, che avete fatto comunque anche qui col contributo del BIM, del bacino imbrifero, quindi a che punto siete con i lavori? Sì, questo insomma è stata un'altra opportunità che abbiamo avuto. I lavori stanno per essere ultimati, dovevamo inaugurarlo il 25 aprile, ma purtroppo con il maltempo gli ultimi ritocchi non permettono che il 25 aprile venga inaugurato, però credo che per la fine di aprile il Parco della Rimembranza verrà inaugurato, e questo è un simbolo di Castorano, è proprio il parco, è il simbolo da sempre del comune di Castorano, che negli ultimi anni purtroppo era stato lasciato un po' andare, sì, e con questo insomma finanziamento siamo riusciti a rimetterlo su, e per i cittadini significa molto. E altro finanziamento importante che siete riusciti ad intercettare è quello del bando dei 6.000 campanili, no? Quindi anche lì una grossa opportunità. Sì, lì siamo stati bravi e fortunati, perché fu un bando l'unico comune del sud delle Marche. Sì, l'unico comune del sud delle Marche a prendere questo finanziamento con il click day, quindi insomma i progetti venivano finanziati su chi era più veloce a presentare via internet il progetto. Siamo stati fortunati e quindi ci hanno finanziato questo progetto dei 6.000 campanelli di circa 300.000 euro, e ci ha permesso insomma di costruire un ascensore al centro del paese, che insomma per collegare il parcheggio alla piazza principale, con in più un impianto di videosorveglianza, e oltre a questo, dove c'era il vecchio archivio storico comunale, ci abbiamo fatto una sala per iniziative, insomma una sala, certo, che per il paese, per sfruttare, per insomma per farci le iniziative. E anche questo verrà inaugurato comunque entro l'anno sicuramente. Speriamo, no? Quindi... sì, il nostro obiettivo è quello di inaugurarlo entro l'estate. Speriamo, insomma, tempo anche permettendo che
ci permette di ultimare i lavori, però è così, è un obiettivo anche della... Certo, certo, quindi grandi opere, ma poi insieme a queste anche ho visto che c'è stata l'approvazione comunque del bilancio 2017 e avete anche previsto delle risorse per mettere a posto l'impianto di illuminazione pubblica, soprattutto nelle zone un po' più esterne, più di campagna, e anche interventi a delle strade, no? Quindi... Sì, assolutamente, crediamo insomma che è importante anche dare un segnale nelle zone di campagna, che anche perché Castorano ne ha molte e vogliamo dare un segnale per far sì che non vengano spopolate queste zone, che per noi è fondamentale. Quindi sì, abbiamo deciso di ampliare l'impianto di illuminazione pubblica nelle zone sprovviste e di aggiustare le strade che purtroppo con gli eventi insomma che dicevamo prima, che conosciamo, hanno veramente fatto sì che le strade siano un bel po' insomma messe male. Però insomma Daniel, arrivate ecco al traguardo dei 3 anni con in tasca comunque delle belle soddisfazioni. Sì, per adesso, siamo una giovane amministrazione che però sta portando a casa dei risultati importanti. Beh sì, siamo contenti per il lavoro svolto nonostante le difficoltà. Si può fare sempre di più, perché come è naturale che sia, dobbiamo migliorarci, però insomma abbiamo ottenuto dei buoni risultati e speriamo insomma soprattutto di rendere felici i cittadini in un momento dove è difficile, che insomma la tranquillità delle persone è messa a dura prova. Quindi insomma il nostro compito è quello, e quindi cerchiamo di rendere un paese migliore. Daniele, ci fermiamo ancora, ci ascoltiamo una canzone e poi rientriamo ancora per continuare a parlare di Castorano, ma anche per commentare altre notizie curiose che abbiamo trovato quest'oggi sui giornali. Fra 7 minuti dopo le 9 in questo mercoledì 19 di aprile, Massimo Narcisi con voi per un'altra puntata di Buongiorno Marcuzzo sulle frequenze di Radio R9, la radio che vi fa compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24 con la sua musica, i suoi programmi e le tante dirette. E vi ricordo le coordinate per poterci ascoltare: 105.8 per quanto riguarda la costa adriatica, 106.1 per San Benedetto e Grotta Mare, 87.5 per Teramo e Vallata, 107.9 per Ascoli e Vallata. E poi salutiamo tutti gli amici che ci seguono in streaming tramite il nostro sito www.radiorr9.it e tutti voi amici che ci seguite tramite il nostro profilo Facebook Radio R9, dove potete trovare tutte le curiosità, le notizie legate al nostro mondo, ma soprattutto potete rivedere tutte le nostre video interviste dei programmi di Radio R9. Oggi con noi Daniel Ficcadenti. Daniel, di nuovo ben trovato, stiamo raccontando e commentando quelle che sono le principali notizie di oggi. Continuiamo allora a chiacchierare su una notizia, in particolare una notizia che viene da San Benedetto, Daniel, che riguarda l'ufficialità rispetto al musical Notre Dame de Paris, che doveva essere un po' l'appuntamento di punta dell'amministrazione comunale per quanto riguarda la prossima estate. Purtroppo oggi arriva la notizia che è saltato, perché dopo gli ultimi sopralluoghi fatti proprio dall'organizzazione, dallo staff del musical, non è possibile per le dimensioni dell'area portuale, quindi il palco, gli spazi di sicurezza non ci sono per poter consentire lo svolgimento di un musical che sta facendo il tutto esaurito in tutto il mondo, quindi un'opera davvero importante, e quindi salta questo appuntamento. Ascoli sta lavorando a portare Roberto Benigni allo Squarcia nel mese di luglio, quindi comunque San Benedetto si rimette sul mercato per cercare qualche grosso nome che possa portare visibilità alla cittadina rivierasca. Castorano come si sta organizzando per la prossima estate? Avete in programma qualcosa? State organizzando qualcosa? Sì, allora sì, a Castorano l'estate insomma cerchiamo insomma di renderla piacevole per i cittadini di Castorano e non solo, per tutti quelli che ci vorranno venire a visitare. Beh, stiamo ancora ultimando e lavorando su un calendario estivo, però gli appuntamenti di punta ci saranno e rimangono quelli. Sicuramente l'appuntamento sarà quello del premio Città di Castorano, il Festival Scrivere per la Musica, che ormai è un appuntamento fisso per il nostro paese, e quindi è un premio letterario molto importante, che ha una particolarità, quella che la poesia, dopo il concorso insomma delle poesie, la poesia vincitrice verrà arrangiata in musica, quindi è un premio molto particolare e molto bello, quindi questo sarà sicuramente. Poi ci sarà sicuramente la sagra organizzata dalla Proloco, che ringrazio sempre per la collaborazione, tutti gli eventi organizzati anche da tutte le altre associazioni di Castorano. E l'appuntamento di punta è quello del 14 agosto con la Vavatella, che è il nostro ormai, cavallo di battaglia, e lì ci sono insomma è l'emblema delle nostre tradizioni, quindi che coinvolge tantissimi giovani, no? Quindi è proprio un momento della tradizione che però chiama a raccolta tanti giovani. Assolutamente sì, diventa credo insomma
una giornata fantastica che coinvolge tutti i cittadini di Castorano, ma coinvolge tanti giovani della nostra provincia e non solo, ci vengono a trovare da tutte le parti e quindi è assolutamente, siamo orgogliosi di questa festa che ci portiamo da anni dietro. Quindi poi aspettiamo di sapere magari, ecco, gli appuntamenti precisi o altre cose che aggiungerete oltre questi che sono i capisaldi, come dicevi tu, un po' della vostra estate assolutamente castoranese. Sì. Assolutamente Daniele, tu parlavamo di giovani, sì. Con te voglio commentare una notizia che riguarda proprio i giovani, che viene da Teramo, perché l'Università di Teramo ha fatto partire proprio ieri il primo incubatore d'impresa all'interno appunto dell'Ateneo abruzzese. In particolare, come riferisce Lisanna Marcozzi, che è il direttore di questo progetto, è un modo concreto di supportare i giovani nell'ingresso del mercato del lavoro. Cioè praticamente l'università affianca quei giovani che hanno delle idee ritenute comunque valide e li accompagnano fino a che queste idee non diventano dei veri e propri progetti imprenditoriali. Quindi un'opportunità importante per i giovani che vogliono in qualche modo fare, che vogliono comunque esprimere la loro creatività. Assolutamente sì, io credo che il nostro paese debba ripartire dai giovani. Io sono un giovane, la mia amministrazione è... Tu sei stato uno dei sindaci più giovani, sì, d'Italia, no? Appena eletto ero il sindaco più giovane d'Italia a 27 anni. Credo che ai giovani si debbano dare le opportunità, perché se poi non abbiamo le opportunità per far capire quanto valiamo, non riusciamo mai a dimostrare veramente quello che sappiamo fare. E quindi credo che l'Università di Teramo abbia veramente fatto un progetto importantissimo. Serve il sostegno ai giovani per far sì che noi giovani non andiamo a dimostrare quanto valiamo in altri paesi d'Europa, e non solo. Sì, infatti. Quindi questo... credo che essere a fianco ai giovani serva per costruire un paese, un'Italia migliore. Ma perché poi lo dicevamo prima, ecco, sarà un anno decisivo, comunque i prossimi anni potranno essere decisivi per il nostro territorio, perché purtroppo anche a causa di quello che abbiamo vissuto arriveranno delle risorse da poter utilizzare. E i nostri giovani hanno comunque voglia di fare, quindi abbiamo tutte le carte in regola per poter esprimere al meglio le nostre eccellenze e poter far ripartire il nostro territorio anche attraverso i giovani imprenditori che vogliono mettersi in gioco. Quindi benvenga questa iniziativa dell'Università di Teramo, che vi ricordo è partita proprio ieri, quindi il primo incubatore di impresa all'interno dell'Università di Teramo. Daniele, parliamo di giovani, comunque parliamo di un tema che i giovani ultimamente non vedono di buon occhio, la politica, perché tu comunque, pur essendo giovane, lo dicevamo prima, sei un giovanissimo sindaco, sei impegnato in politica attivamente, quindi all'interno del Partito Democratico, un partito che storicamente all'interno c'è sempre dei problemi, delle conflittualità, no? Quindi, ma adesso c'è un appuntamento, quello del 30 aprile, importante, perché comunque ci sono queste primarie che andranno a scegliere il nuovo segretario del Partito Democratico. Qualche giorno fa ne parlavamo proprio con Pietro Colonnella, che è un esponente storico del Partito Democratico, tornato un po' sulla breccia dell'onda ultimamente dopo i suoi successi soprattutto a livello cittadino, quindi nelle varie elezioni dei circoli cittadini. Commentavamo quelli che erano i nominativi delle varie liste di appoggio alle tre mozioni che sono state presentate. Il tuo è il nominativo del capolista della lista della mozione Emiliano, quindi una delle tre insieme a quella di Renzi e insieme a quella del ministro della giustizia Orlando. Come vi avvicinate a questo momento importante? Guarda, io credo che come hai detto prima, insomma, i giovani la politica la vedano distanti anni luce, ma questo non è un problema dei giovani o dei cittadini comuni, è un problema della politica. Io credo che se la politica torna in mezzo ai cittadini, credo che i cittadini tornano ad amare la politica. Se la politica si continua a fare come si sta facendo, lontano nel palazzo, il famoso palazzo e soprattutto con anche un linguaggio solo di slogan e poco di contenuti, credo che la politica rimanga distante anni luce dai cittadini. La mia scelta è stata sì quella molto diversa da parte a prescindere, insomma, io so anche credo in controtendenza, perché comunque la mozione Emiliano non sta avendo assolutamente un grosso riscontro, sì, quello che sembra. Assolutamente sì, io ho scelto di aderire alla mozione Emiliano perché credo che abbiamo bisogno di un leader da strada, come si definisce lui, cioè un leader che sta in mezzo alla gente, come ha dimostrato in precedenza nell'esperienza da sindaco di Bari e adesso da presidente della Regione Puglia. Abbiamo bisogno, il Partito Democratico è un partito di centrosinistra, che insomma storicamente i partiti di centrosinistra sono i partiti che stanno in mezzo alla gente e non sono i partiti dei palazzi. Ultimamente siamo diventati un partito da palazzo e a me tutto questo non piace molto.
E credo che, insomma, con se Michele Emiliano diventasse segretario del Partito Democratico, un po' sicuramente un po' tanto l'approcciarsi al Partito Democratico cambierebbe. Credo che se si continua così, Partito Democratico avrà delle difficoltà. Ma uno dei rischi, lo dicevi tu prima, di quando la politica comunque si allontana da quelli che sono, dallo stare in mezzo alla gente, è il motivo per cui è nata, no? Quindi per amplificare quelle che sono le situazioni dei cittadini e poi dare delle risposte. Uno dei problemi legati a questo potrebbe essere l'astensione, perché c'è il rischio che comunque già a queste primarie l'affluenza non sia quella magari degli anni passati. Sì, assolutamente sì, ma permettimi di fare un briciolo di polemica. Tutto il tono basso delle primarie lo vuole sicuramente l'attuale segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, perché sa dimissionario, però, dimissionario sa benissimo che se i non iscritti e quelli che si sono allontanati dal Partito Democratico vanno a votare il 30 aprile, sicuramente non votano Matteo Renzi. Lui cerca di tenere il tono basso per far andare a votare solo gli iscritti, che naturalmente, insomma, come dimostrato nei congressi, dai sondaggi lo danno comunque, lo danno come vincitore, e quindi fa di tutto per tenere un tono basso su queste primarie. Sicuramente non sarà un'affluenza molto molto ampia, però io spero che ci sia una grande affluenza per dimostrare, insomma, che il Partito Democratico è ancora vicino alla gente, perché se non si va il 30 aprile, le persone non vanno a votare, è una sconfitta per il Partito Democratico. Certo, non è una certo. sconfitta, perdono tutti e tre. Sicuramente. Daniele, però ecco, a fronte di questi giochi di palazzo, come dicevamo prima, poi sul territorio ci sono degli amministratori che stanno in prima linea, si corciano le maniche e si danno da fare. E voglio sottolineare proprio un'iniziativa che è stata fatta da 7 sindaci insieme, da 7 comuni della nostra vallata del Tronto, che proprio la settimana scorsa è stata sottoscritta. Quindi un protocollo d'intesa. Torniamo a parlare di turismo, torniamo a parlare di valorizzazione del nostro territorio, dove c'era Castorano, dove c'è anche Monsanpolo. Un protocollo che abbiamo sottoscritto insieme proprio la settimana scorsa, di valorizzazione della nostra vallata del Tronto attraverso lo sviluppo di percorsi di mobilità dolce, no? Quindi parliamo di percorsi a piedi, percorsi in bicicletta, percorsi a cavallo. Quindi il territorio risponde però in maniera diversa rispetto ai vertici della politica, per fortuna. Assolutamente sì, anche perché chi amministra nei comuni piccoli come i nostri veramente vede l'esigenza della gente e quello che vuole la gente. Questo credo che è stato un protocollo d'intesa tra comuni, veramente un esempio per tutti, perché, come si dice, insomma, l'unione fa la forza, e credo che abbiamo dimostrato di essere insieme, di dare veramente un segnale forte. Sono molto orgoglioso che Castorano ha partecipato con tutti gli altri comuni. Che ricordiamo Monte Prandone, Colli, Castel di Lama, Spinetoli e Appignano, insieme, come dicevamo, a Castorano e a Monsanpolo. Quindi credo che sia veramente una grande opportunità, ma soprattutto un grande segnale, insomma, di un'apertura mentale diversa degli amministratori di questi comuni rispetto a chi amministra ad altri livelli, altre istituzioni. Daniele, grazie mille per essere stato con noi, davvero è stata una bella chiacchierata quella di questa mattina. Buongiorno Marcuzzo. Grazie, quindi a voi, è stato veramente un piacere. Ti aspettiamo nuovamente ai nostri microfoni, magari, ecco, per parlare delle iniziative estive, poi ci rincontreremo sicuramente nei prossimi mesi. Grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito anche questa mattina per questa puntata invernale di Buongiorno Marcuzzo, anche se è mercoledì 19 di aprile. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata in compagnia della musica e dei programmi di Radio R9. Ciao a tutti.